Today is my day. God is taking place tonight. Let's all dance and make it shine. Un cordiale buonasera da Antonio Palazzetti, benvenuti a questa nuova puntata di Speciale Calcio e Mercato, ci spostiamo nell'Alta Valle del Tevere presso l'Arte del Caffè che trovate a Trestina, adiacente allo Stadio Casini, dove tra l'altro c'è stata settimana scorsa una vittoria importante e questa sera tra l'altro abbiamo uno dei protagonisti, un condottiero, potremmo dire il nuovo allenatore del Trestina, Marco Bonura che questa sera gioca in casa. Buonasera Marco innanzitutto. Ciao, buonasera a voi, diciamo che i protagonisti sono i giocatori. Questo è vero, però anche l'allenatore ha un ruolo importante. Giusto Massimo Boccucci, buonasera anche a te. Firma prestigiosa del Corriere dello Sport. Beh, Marco, giustamente lascia i calciatori, però lui sa di metterci del suo, ogni allenatore sa di metterci nel suo. Poi il dibattito è a lungo su quanto conti realmente un tecnico per la propria squadra. Quattro Umbre in Serie D, due hanno vinto, due hanno perso. L'altra squadra che ha ottenuto l'intera posta del palio è il Foligno e qui abbiamo il direttore sportivo Michele Cuccagna. Buonasera direttore. Buonasera, buonasera a tutti. Tra l'altro abbiamo rifatto una nuova carrambata perché si ritrovano a distanza di qualche giorno da un emittente all'altra. Praticamente stanno girando tutte le emittenti televisive dell'Umbria, sia il mister Bonura che il direttore Cuccagna. Quindi vi ritrovate insieme anche questa sera. Risparmiamo sul gasolio la prossima volta, ci vediamo <ride> da strada molto bene. Dalla battuta torniamo subito alle questioni serie, alle questioni importanti perché è uscito il comunicato del Tiferno Calcio. Partiamo da qui, chiaramente ieri c'è stata anche la gara del Perugia di Coppa Italia, ha vinta per 4-1 sul campo dell'Ascoli. Una bella sterzata, ne parleremo con Massimo Boccucci che l'ha seguito per il Corriere dello Sport. Però prima dobbiamo fare un passo indietro, c'è l'attualità dell'Umbria, l'esonero del tecnico Renzo Tasso e la nomina di Federico Nofri nuovo allenatore del Tiferno dopo questa pesante sconfitta sul campo della Pianese. Ora il comunicato è chiaro, insomma, parla di risultati ed obiettivi e di divergenze probabilmente di vedute fra i due protagonisti. Massimo Boccucci, che opinione si è fatto su questo? Beh, sinceramente ho stentato un po' a crederci. Io ho letto il comunicato dove si fa riferimento a dichiarazioni rilasciate dal tecnico dopo la partita, però penso anche che i panni sporchi si possono lavare in famiglia, soprattutto dopo una giornata di campionato. Io, I presidenti possono fare ciò che vogliono perché sono i padroni del vapore e quindi c'è rispetto per le decisioni che una società assume e se ne prende tutte le responsabilità. Buon lavoro a Nofri che prende il suo posto e, e, e rammarico per Tasso che non ha avuto neanche il tempo di ambientarsi in un campionato che stava preparando, che aveva preparato, con un impatto difficile, ma anche perché la Pianese, secondo me, è una squadra che ha... Non solo esperienza della categoria, ha fatto anche la Serie C, ha una realtà consolidata nel tempo, quindi ci vuole un po' di pazienza. Però è chiaro: lì si parla addirittura di licenziamento per giusta causa. Quindi non so se quello sia preludio a qualche altro strascico rispetto alla separazione da Tasso. Io sono contrario agli esoneri, salvo quando l'allenatore perde. Proprio di mano il gruppo, figurarsi se posso immaginarlo dopo una giornata, eh, però ecco sono anche quello che sostiene che i presidenti fanno ciò che vogliono. Io sono molto perplesso, però eh, Bianchi ha preso questa decisione, l'avrà presa ovviamente sentendo anche gli altri componenti della società, eh, sarà il campo a dire se le sue scelte sono state corrette o no. Proviamo a fare un'analisi anche al di là delle righe, sopra le righe del comunicato, con l'aiuto anche del direttore Cucagna, che tra l'altro affronterà proprio il Tiferno settimana prossima in questo primo derby di serie D. Perché? Perché comunque, secondo i ben informati e secondo anche le dichiarazioni ufficiali, da un lato c'era un presidente che ha degli obiettivi come dire, stagionali prestigiosi importanti, potremmo dire di vertice senza essere... Smentiti né contraddetti, dall'altro c'è un tecnico che ha dichiarato che l'obiettivo di questa squadra deve essere la salvezza e lo ha riconfermato praticamente a chiare lettere dopo la sconfitta di Piancastagnaio. Tu che cosa ne pensi, Michele, da addetto ai lavori, da prossimo avversario del Tiferno, la pensi più come il presidente o sei più d'accordo con l'allenatore Renzo Tasso? Ma eh, come ha detto il direttore, eh, penso che i presidenti facciano quello, quello che vogliono nelle loro società e sono liberi di prendere tutte le decisioni che, che intendono prendere. È chiaro che dopo una giornata un esonero è una cosa strana, però è successo anche, anche a Foggia, quindi non è che poi non succeda mai. È chiaro che la Difernu da, fin dalla prima giornata ha fatto un mercato importante, un mercato dove è riuscito a prendere il capocannoniere e l'ha preso a noi, quindi lo sappiamo bene. E non ha mai lesinato le sue, le sue ambizioni, e quindi questa divergenza chiaramente ha portato poi ad un esonero. Ripeto, io non sono come diceva il direttore per gli esoneri perché secondo me eh, i risultati passano da tanti fattori dove l'allenatore magari non è. Non incide al 100% su, sul risultato, ci sono tante componenti a partire dalla fortuna e quant'altro. Secondo me, se un allenatore lavora bene in settimana, se ha il gruppo sotto mano, io la penso un po' all'inglese, io no, non lo esonererei mai. Quindi, eh, da noi, Ermi Lei sono quattro anni che è con noi, è un allenatore fortissimo e abbiamo dato dimostrazione di avere questa, di avere questa, questa filosofia. È chiaro, poi ogni presidente ha la sua e questo è anche il bello del calcio, poi, che ognuno la vede, se andiamo in un bar, ognuno la vede a modo suo e i presidenti sono di pari passo. Assolutamente, sentiamo a questo punto Marco Bonura perché? perché tra le varie dichiarazioni fatte dall'ormai ex allenatore del Tiferno, nel dopopartita ha dichiarato a domanda qual è la squadra più forte delle umbre di serie D, ha detto il Trestina. Quindi sicuramente tu sarai orgoglioso personalmente di questo. Un complimento sicuramente a Marco Bonura e all'ottimo inizio, che cosa ne pensi? No, no, intanto faccio una premessa che mi dispiace sì. chiaramente per le zone di Renzo che. E, oltre a essere un uomo di calcio secondo me è un amico quindi lo conosco, ci ho giocato assieme quindi sicuramente sono rimasto sorpreso e sinceramente mh, non ne vedevo il motivo anche perché ripeto rilacciandomi un po' al discorso del, del direttore e di Massimo Bocucci penso che quelle dichiarazioni l'abbia fatta non tanto perché non crede nella squadra o perché non, non ha lo stesso obiettivo della società probabilmente perché vuole anche mh, dare meno pressione probabilmente anche ai suoi ragazzi, quindi era un modo anche per, uh, per chiarire le cose, no perché non crede, perché sicuramente sa anche lui che è una buona squadra e è allestita, però probabilmente gli obiettivi in questo momento non erano quelli che eh, si era prefissata un po' la società. Per quanto riguarda il discorso del Tresna, eh, chiaramente per lui probabilmente eh, è una sua convinzione, chiaro mi fa piacere, però il merito probabilmente è che... Di questa sua risposta perché probabilmente sa che mh, a Trestina abbiamo una società da un punto di vista organizzativo, di equilibrio, per tante cose, dieci anni che fa la Serie D e quindi probabilmente anche per questo mh, ha deciso anche di, di, di dare questa risposta che probabilmente a Presidente Bianchi non è andata giù. Ecco. Massimo Boccucci a questo punto, parliamo del futuro. Federico Nofri, che cosa cambierà a questo punto in vista anche di un importante incontro con il Foligno? Il primo derby di Serie D che si giocherà sarà proprio al Bernicchi di Città di Castello di ieri, insomma quali cambiamenti prevedi a questo punto perché comunque credo che la società se abbia fatto questo passo che è un passo comunque clamoroso questo dobbiamo dirlo dopo una sola giornata lo ha fatto perché si aspetta delle conseguenze ecco che cosa intravedi all'orizzonte beh intanto bisognerebbe capire se Nofri ha chiesto di solito quando si cambia allenatore quello che arriva qualcosa vorrebbe quindi anche un giocatore due anche magari di sua fiducia quindi questo non lo sappiamo ancora e bisognerà attendere un attimo per capire quali potranno essere le strategie. Nofri viene da esperienze anche lui significative, a Viterba, Arezzo ha avuto anche presidenti vulcanici, Camilli ce l'ha avuto sia Renzo Tasso, ma in quel caso come vice di Cornacchini, che invece Nofri che con la Viterbese ha vinto un campionato. È chiaro che bisogna capire... Adesso lui deve conoscere un po' l'ambiente, è difficile ipotizzare uno scenario, quello tattico sarà legato alle sue idee ma rapportato all'organico che si trova di fronte perché poi gli allenatori quando subentrano devono anche fare di necessità virtù, tra l'altro qui lo fa in una situazione veramente strana perché non c'è una squadra che, ne so, che va male, c'è cioè un problema, è, allora uno cerca di fare le cose secondo me più semplici possibili. Lui adesso lavora da zero però con un campionato che è già cominciato, in una situazione che conosciamo qual è perché è legata all'emergenza sanitaria, siamo tutti col cuore sulle mani perché avete visto il Genoa ha già i contagiati, allora non si sa. Eh. Quindi è una vicenda un po' che, che, che va, va vissuta giorno per giorno. Certo, l'esordio non è dei più semplici, questo è chiaro, eh, eh, però non è che c'è la bacchetta magica e, e che magari... Bisogna capire come i giocatori l'accoglieranno, che tipo di, di ragionamenti si farà eh, all'interno della società per magari, ripeto, accontentarlo con qualche eh, giocatore di sua fiducia. Senti, Massimo, sei d'accordo con Renzo Tasso che la squadra più forte delle quattro Umbre sia il Trestina in Serie D? Ma guarda, noi abbiamo fatto le pagelle, no? Esatto, esatto sì. E sì. ho riconosciuto al Trestina il fatto che ha. Ha un progetto, ha costruito un progetto, ha fatto un piano. Si è affidato a un allenatore giovane, emergente, che sta facendo bene, che sta cercando una strada di ambizione, come è giusto che Marco Bonura abbia, che poi l'ha contraddistinto anche come giocatore. Avesse avuto, l'ho detto prima, l'ho ricordato prima di entrare in onda, avesse avuto qualche infortunio di meno, credo che l'avremmo visto in Serie A. E non lo dico perché qui l'ho sempre pensato. Un giocatore di una qualità straordinaria. Adesso, come allenatore. Chiaramente lui risponde. Mentre prima rispondeva di se stesso, adesso risponde per gli altri, è un po' più complicato. Ci sono più variabili, diciamo, ecco, rispetto sì, certo. al ruolo di giocatore. Bravo Antonio, quindi è evidente che il Trestina ha un vantaggio: una conoscenza consolidata dalla categoria. Un presidente che ha navigato eh, ha solcato i mari, eh, quelli magari quando si increspavano un po' di più un po' di meno. Io da questo punto di vista posso immaginarla come la più forte, perché sugli organici, sai, ancora siamo all'inizio. E il gerone da vedere chiaro che a livello delle squadre umbre sembra aver messo qualcosa in più e poi c'è il sushi che come è arrivato si è presentato come ha subito timbrato il, cartellino. Esatto, timbrato il cartellino ha valso tre punti insomma è un modo ideale no, per entrare in un ambiente diverso da quelli che ha, che ha avuto prima quindi devo dire che eh, il presidente bambini e i suoi collaboratori hanno secondo me Miscelato bene l'esperienza della gioventù nell'organico e si sono affidati a un allenatore pieno di motivazioni. Sulla carta, eh, mi sento di condividere l'analisi di Renzo Tasso, però penso anche che sia molto prematuro fare le classifiche così, così eh, d'amblè. Lui credo che abbia ragione Marco quando dice ha fatto una serie di valutazioni complessive cioè ha messo insieme l'esperienza del Trestina, il Foligno è il secondo anno, viene da un ciclo in cui è dovuto rifondare, cioè ha fatto un ragionamento e è andato su quello che si direbbe l'usato sicuro e quindi ha scelto il Trestina, credo soprattutto per questo. Massimo facciamo una domanda a Cuccagna ecco, stimoliamo un po' il direttore per questa annata Foligno perché ci si aspetta molto dalla squadra bianca-azzurra parliamo della terza città dell'Umbria quindi dopo Perugia Eterni sicuramente Foligno è una piazza importante che è in procinto di riaffacciarsi probabilmente nel mondo dei professionisti, che cosa ne pensi? Ecco, coinvolgiamo no, io, il direttore. Io ancora gli occhi a parolo, quindi eh. sono rimasto a quegli anni lì e c'era anche Marco, voglio dire, quindi eh, ricordo un Foligno protagonista in Serie C che sfiorò la Serie B eh, perdendo la semifinale col Cittadella, quindi ho buona memoria in questo senso. Direttore, sai di avere una responsabilità perché la piazza è importante, come ha giustamente ha ricordato Antonio Palazzetti, ma credo che le cose si debbano programmare, non so rispetto al vostro percorso societario dopo la rifondazione, dopo quello che c'è stato, vicende eh, anche abbastanza complicate, anche extracalcio, ce lo ricordiamo, prima della, della ripartenza. Ecco, vi siete dati un orizzonte, una prospettiva. L'orizzonte ce lo siamo dati, è quello attualmente di mantenere questa categoria perché quello che dico sempre io è che il numero degli abitanti purtroppo non vincono i campionati, se no il Chievo non avrebbe fatto per tanti anni la Serie A. Ci vuole dietro, come hai detto te prima, un progetto serio, un progetto che vada a migliorarsi anno dopo anno. Foligno quest'anno a livello societario è cresciuta, è cresciuta tanto ha trovato una grossa empatia con la piazza perché abbiamo quasi 2.200 abbonati e speriamo di arrivare a 2.500, quindi è chiaro che è un percorso che secondo me è sulla strada giusta. Quando sento parlare di professionismo ovviamente sono il primo a dire che una piazza come Foligno potrebbe ambirci. Però è chiaro che non ci si può arrivare così dalla sera alla mattina perché non sono queste oggi le potenzialità del Foligno. Il Foligno ci può arrivare magari fra qualche anno pianificando, lavorando, cercando di migliorare sotto tutti i punti di vista e poi magari un giorno provare a farlo. Oggi eh, secondo me l'obiettivo è quello di consolidarsi in categoria, un po' quello che ha fatto il Trest, ne sono dieci anni e fa questa categoria. Eh, cercando ogni anno magari di riuscire a migliorare un pochino. Ecco Massimo, hai fatto un parallelo, eh, ti fermo un attimo. Eh, in passato fra Gubbio e Città di Castello, ecco, mi piacerebbe capire dal tuo punto di vista. Quale differenze ravvedi fra la piazza di Gubbio e quella di Foligno? Perché comunque ecco, eh, il ragionamento che abbiamo traslato precedentemente con la piazza di Città di Castello, possiamo a maggior ragione farlo anche per il Foligno. Secondo te quali sono gli elementi in comune e gli elementi di divergenza di queste due piazze importanti della nostra regione, Gubbio e Foligno? Secondo me sta nella continuità: cioè a Gubbio, anche quando ci sono stati gli avvicendamenti alla presidenza sostanzialmente il tessuto economico produttivo è rimasto quello, cioè eh, si è passati sono notari prima faceva parte della compagine societaria e poi ha assunto eredini con la responsabilità diretta. E nei momenti difficili come quando nel 96 ha toccato il suo punto più basso scendendo fino all'eccellenza è riuscita a scongiurare il fallimento eh, e, e a vincere subito due campionati consecutivi con Leocori e con l'avvento alla presidenza di Guerriero Tasso. Eh, questo credo che stia a significare da allora, dal 98, quando è tornato nei professionisti, ha fatto 22 anni di cui 21 nei pro, compreso un'annata in serie B e l'unica parentesi negativa 4 anni fa eh, in serie D, negativa perché appunto è sceso per poi risalire subito. Ecco, se vedo la differenza grossa tra le due città. È che Forigno ha vissuto di grandi momenti e di eh, momenti drammatici che non è riuscito a gestire. Si è fatto travolgere dai eh, problemi economici, qualche infiltrazione, non sto a tornare su vecchie vicende, cosa che per esempio Gubbio non ha mai avuto, perché anche nelle difficoltà economiche Gubbio è sempre riuscita, facendo quadrato, a lavarsene in, in casa i panni sporchi. Il concetto che dicevo prima, quando no, il presidente Bianca ha reagito alle esternazioni di Tasso eh, eh, dopo la partita. Penso che sia questa, perché altrimenti ha fatto una battuta egregia. Faccio i complimenti al direttore Cuccagna, perché ha detto che il numero di abitanti non vince il campionato. C'ha ragione altrimenti non solo il Chievo ma ci sono tante favole no, di anche club, Leff ha fatto 9 anni nella Serie B e, della e potrebbe Massimo valere anche per il Siena quest'anno perché bisognerà capire un attimo l'organico, bisognerà capire tante cose eh, però, allora, se non ci fosse stato il Siena in questo girone fosse rimasto così con l'aggiunta di una romana a quel punto non so se il Monterosi che, che è molto ambizioso oppure un'altra delle Toscane, credo che avremmo avuto molti dubbi su chi individuare come favorita, credo Marco no? e penso anche il direttore d'accordo perché senza il Siena, ripeto, se ci avessero messo il Monterosi, già forse il Monterosi un peletto avanti sarebbe stato però il Siena è la squadra da battere perché comunque ha già un organico importante che dove ci metterà qualcos'altro si è presentata anche abbastanza bene eh, l'incognita più grossa è Gilardino da, da un certo chiaro, punto di vista chiaro. però è sempre è un tecnico un, giovane è, quindi. Sempre, è sempre un nome è sempre uno un che nome di peso, avrà cioè... in mano una sorta di Ferrari ecco, per un attimo in stand by il discorso Siena. Sentiamo il direttore Cuccagna su questo parallelo, su questa analisi di Massimo Boccucci che ha spiegato eh, praticamente la chiave di lettura sia eh, in un'ottica Gubbio che nell'ottica Foligno. Sei d'accordo? Eh, ravvedi delle ulteriori differenze oppure Massimo, l'analisi di Massimo, è abbastanza come dire, in linea con il tuo punto di vista? No, sono d'accordissimo, d'accordissimo sotto tutti i punti di vista. Io penso che queste piazze quando vengono acquisite da personaggi eh, di fuori regione che comunque non sono attaccate alla città eh, purtroppo vengono solo, solo danneggiate. Ma non è un esempio, posso pensare anche al Perugia quando è arrivato qualcuno da fuori. No? Eh, purtroppo questo è un tipo di calcio dove presidenti e società sono sostanzialmente spronati da, dalla passione. È chiaro che personaggi fuori regione hanno una passione molto inferiore a personaggi della città. Noi dopo Zampetti eh, c'è stato l'avvento di, di altri personaggi eh, che sicuramente hanno, hanno causato al foligno diciamo, la perdita di categorie e anche la perdita un po' della credibilità in generale. Oggi, con l'avvento dell'ex allora vicepresidente, perché quando c'era Zampetti Tofi era il vicepresidente, oggi è il nuovo presidente, e onestamente si respira dentro la città un'area di attaccamento alla maglia, che è quella che a Gubbio, per allacciarmi al discorso del direttore, c'è sempre stata. Penso a Barbetti, a Cola, no? tanto per fare dei nomi semplici. È quell'attaccamento lì che manda avanti questa società come a Trestina la manda avanti i bambini, penso. Certo. No, cioè, eh, andare a cercare personaggi che vengono da chissà dove pensando che siano dei benefattori secondo me in questo tipo di calcio è impensabile. Quindi sostanzialmente troppi alti e bassi Massimo per quello che dicevi prima poi non so se vuoi riconvolgere anche il direttore Cuccagna in merito a questo così chiudiamo il cerchio e poi vorrei aprire un altro discorso anche con Marco Bonura troppi alti e bassi a Foligno dettati un po' anche da numerosi cambi societari in questi no, ultimi no, anni ma, eh, Complimenti a, a Michele perché ha integrato in modo egregio l'analisi sulle differenze a due città cioè, l'attaccamento è fondamentale vedi, loro hanno fatto una campagna abbonamenti no, per cercare di attrarre tifoseria che penso abbia un po' tutti fame di calcio dopo quello che è successo nei mesi scorsi con il lockdown è evidente che Foligno ha riscoperto l'identità ed è l'identità che può fare la differenza per raggiungere i grandi traguardi ci sono delle, delle situazioni tipo Gauci ha portato nel sui, nei suoi 14 anni il Perugia a una finale intertotta eccetera però abbiamo visto quanta fatica il Perugia fa a riscoprire una proprietà sua, un'identità Dell'imprenditoria perugina, tant'è che ancora oggi ogni tanto riappare come se fosse tra noi non c'è più da Toma no? che, tutti, che tutti rimpiangono o, o, o Spartacoghini insomma parliamoci chiaro. Questo è un punto di forza che il Gubbio ha sempre esercitato in questo lungo ciclo e che il Foligno ha riscoperto con la necessità e questo vale per tutti, vale per bambini che lo, fa, lo sa fare benissimo, vale per il Gubbio che continua a farlo e che vale anche per Foligno il passo secondo la gamba perché se no poi uno eh, fa degli investimenti esagerati rispetto alle, alle possibilità si accumulano i debiti e i problemi veri cominciano lì, forse qualcuno si è fatto un po' prendere troppo la mano penso al foligno di un ciclo passato dopo l'epopea con l'aver sfiorato la serie B ecco lì ci voleva maggior accuratezza non c'è stata e ne ha pagato le conseguenze Molto bene, a questo punto Marco Bonura che ha giocato ad altissimi livelli anche da calciatore, vorrei sapere che cosa ne pensa di questa notizia in Serie A, perché poi riguarda cascata un po' tutti eh, i campionati. Chiaramente, riguarda il Perugia, riguarda il Gubbio, riguarda la Ternana, perché? Perché in Serie A comunque ci sono stati dei casi, purtroppo, ahimè, noi ne parlava anche prima. L'ho accennato Massimo Boccucci del caso Genoa, con diversi giocatori contagiati. Ecco il tuo punto di vista, insomma, da. Eh, ex calciatore che ha calcato campi importanti, qual è? Ma... Sicuramente non è, non è bello, adesso speriamo che mm, riusciranno un minimo a gestire un po' la cosa, perché è chiaro che questa, il Covid ha creato un po' di problemi l'anno scorso e ultimamente abbiamo diversi contagi in Italia. E la speranza è quella che mm, laddove ci dovessero essere dei contagi oppure dei focolai... Si riesca perlomeno a intervenire e cercare di gestire la cosa. L'ideale sarebbe riuscire ad andare avanti, e, perché tanto non penso che il Covid sparirà. Quindi, un minimo di convivenza ci vuole, secondo me, con le giuste attenzioni, chiaramente, le giuste restrizioni. Che il minimo che si possa fare, è chiaro che dire, parliamo in Serie A. Già è un di Serie A, Serie B, dove fanno tamponi, se Lega Pro uguale, già secondo me è un po' più facile intervenire. Il problema sarà secondo me nei dilettanti, dove se ci dovesse essere dei contagi in maniera abbastanza forte, soprattutto adesso che viene l'autunno, l'inverno, lì ho un po' paura, sinceramente. Quindi speriamo, ripeto, che tutto vada bene perché eh, sappiamo quanto è importante il calcio, il calcio al di là della Serie A, Serie B. che, però in, tutti, in tutte le categorie perché ripeto eh, calcio è passione. Foligno, per quanto è, è in Serie D, però eh, cioè i suoi, adesso ha fatto tanti abbonati. Quindi, c'è gente che andrà allo stadio la domenica, a tutti piace andare a vedere la propria squadra. E quindi speriamo Così come in tutte le altre città, perché mi viene in mente Bastia, sì, mi sì, viene certo. in mente adesso... eh, Narnese, certo, Orvietana, certo. Detto e... Foligno perché certo, certo. Tanti abbonati. Chiaramente, Foligno è una piazza dove. Io ho lasciato tre anni bellissimi, quindi ho rapporti belli con la città, conosco gente. Quindi speriamo che tra qualche anno veramente di vedere l'anno di professionismo perché ripeto, è una piazza che merita sicuramente la Lega Pro. Ecco. Massimo, urgono soluzioni sia per i professionisti che per i dilettanti. Bisogna convivere con questo benedetto virus, però, come facciamo? Insomma, come se ne esce il tuo punto di vista che hai seguito un po' le varie vicende attraverso il corriere dello sport? Ah, questa è una bella domanda. Come, se ne, come si convive è un problema alla luce dei protocolli che variano a seconda delle situazioni, si ha l'impressione che ancora non ci sia una esatta percezione di, 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 appunto di convivenza. Basti guardare in una scuola che se si contagia un ragazzo chiudi la classe, i professori di quella classe che però... Non viene inclusa l'altra classe o altre classi dove hanno gli stessi professori. Ci sono delle incongruenze anche nel calcio: bisogna mettersi d'accordo se i tamponi vanno bene o non vanno bene, se meglio i test istantanei. Io c'è un dibattito molto forte, ma anche perché la comunità scientifica internazionale non ha ancora ben capito, eh, rispetto a che cosa eh, ci troviamo di fronte, perché probabilmente è quello. È vero che adesso il tasso di mortalità è nettamente diminuito, c'è una via di cura. Sembrerebbe un po' più affidabile, però siamo ancora nel campo di molte ipotesi e tutti aggrappati al famoso vaccino. Credo che il calcio non abbia grandi soluzioni se non quelle di provare a vedere se eh, isolando i singoli si può preservare tutto il gruppo. Il Genoa fino adesso è sembrato un caso anomalo per certi versi perché le altre squadre hanno fatto la vita del Genoa e non è successo almeno fino adesso quello che è successo nel Genoa adesso io non so quale sia stato lì il fattore scatenante bisognerebbe vivere l'ambiente per capire le situazioni perché mi pare che giocano la Serie A, la B, la C, la D eh, le altre magari in alcune parti qualcosa è ripreso e in altre no però comunque altri si allenano lo stesso e non abbiamo questo quadro diciamo, da, da, da guerra mondiale è evidente che il caso Genoa ci allarma perché tutto in una volta, tutti insieme, eh, non c'eravamo più abituati e comunque non c'era mai stato un caso del genere. Quindi bisogna capire lì che cosa sia realmente accaduto e soltanto un'indagine approfondita che immagino stiano conducendo anche in queste ore per far luce un po' su, su un contagio schizzato a livelli assoluti, andando anche oltre il tasso di contagio che di norma c'è, quindi. Ci mettiamo prudenza, però l'importante è che non fermiamo tutto un'altra volta perché credo che un altro stop totale delle attività, che siano sportive o produttive, veramente cambia poco, anzi non cambia niente. Ecco, questo Paese non ce lo può permettere, questa Regione, visto che viviamo qui, non ce lo possiamo permettere, è un problema di PIL, è un problema di vitalità anche di, 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 di tutto il movimento, no? del, del vivere quotidiano, non possiamo bloccare ancora una volta i ragazzi che giocano, chi fa attività sportiva, dobbiamo usare prudenza ma anche capire come gestire questa situazione. Molto bene, a questo punto piccolo break pubblicitario, poi torniamo presso l'arte del caffè, tra le varie questioni che dobbiamo aprire, oltre chiaramente alla vittoria del Perugia, al Gubbio, alla Ternana. Chiaramente riparleremo di Trestina e di Folegno, però Massimo abbiamo anche un contributo esterno, ovvero la tua intervista con un personaggio importante. In dieci secondi diamo un'anteprima prima di lanciare la pubblicità. Ah C'è una carriera che... Palermo. Cioè, eh, parliamo di un portiere che, che ha fatto la sua storia, no? Ha quando ha giocato, oggi è un peletto più grande di me, quindi diciamo che, che Graziano Vinti dai, no? è, è il nostro ospite, credo che sia un personaggio autorevole, preparatore dei portieri di altissimo livello, uno che il calcio l'ha vissuto pienamente e quindi credo che con lui verranno fuori argomenti interessanti. Chiaramente io ho puntato molto sul ruolo del portiere e anche perché adesso gli allenatori... Magari a Marco glielo possiamo chiedere dopo, no? Eh, il portiere è un giocatore, deve giocare coi no, piedi. Io invece penso che debba parare con Graziano Vitti. Abbiamo eh. ragionato su questo. Su questo poi, naturalmente, faremo intervenire anche gli ospiti che hanno opinioni e punti di vista diversi. Ma a noi ci interessa perché sono un po' il sale dello sport, no? I vari punti di vista diversi. Quindi, fra pochissimo avremo anche l'intervista, niente po' di meno che con Graziano vinti a cura di Massimo Boccucci, del Corriere dello Sport. Quindi, fra le varie cose, rimanete con noi perché ce ne saranno veramente delle belle nel rush finale di questa ennesima puntata di speciale calcio e mercato. Ci tengo a dire che nel rispetto delle regole e delle normative siamo stati il prima. Il primo format sportivo in Umbria a ripartire diversi mesi fa, e questo per noi è una piccola soddisfazione. Eh, siamo in questo momento su Umbria TV, canale Tutto Sport. Domani andremo in onda con due messe in onda sul canale 11 che fa parte della stessa famiglia TRG: eh, sia prima del telegiornale che in seconda serata. Quindi abbiamo, come dire, sposato. Questo progetto Umbra TV targato anche TRG, quindi rimanete con noi. Piccolo break pubblicitario, diamo spazio naturalmente a chi ci sostiene. E poi torniamo con un'intervista importante a cura di Massimo e con gli ospiti autorevoli di Trestina e Folegno. A fra pochissimo, rimanete con noi. Rientriamo presso l'arte del caffè che trovate a Trestina, adiacente allo stadio Casini, all'impianto dove gioca il club bianconero. Proprio all'ingresso potremmo dire dello stadio, quindi anche facile da trovare. A questo punto è giunto il momento, come promesso, e noi le promesse le manteniamo veramente tutte. Siamo uomini eh, di onore. Abbiamo anticipato l'intervista Graziano Vinti, la farei lanciare direttamente da colui che ha curato questa rubrica ovvero Massimo Boccucci del Corriere dello Sport lanciamo l'intervista Massimo Tanta roba, chi, chi ha avuto il privilegio di vederlo giocare sono tra questi chi l'ha conosciuto, chi lo conosce ho fortuna di avere anche un bellissimo rapporto col fratello con eh, Fausto che è osservatore di livello assoluto e ha, ha collaborato e collabora con club di serie A eh, Graziano Vinti è depositario di un calcio che è quello dei suoi tempi quando ha giocato, ma che è anche quello di oggi perché è un eccellente preparatore dei portieri. E allora via con l'intervista a Graziano Vinti, grazie dalla regia. Tutto è pronto, quindi via con il servizio. Saluto con simpatia Graziano Vinti. Ciao Graziano. Ciao, ciao, buongiorno allora. a tutti. 151 partite di campionato col Perugia, il Palermo, l'Ancona la Triestina, il finale di carriera col Sassuolo che non era ovviamente il Sassuolo di oggi, splendida realtà di Serie A e poi una carriera importante da allenatore dei portieri lo stesso Perugia ma anche col Chievo col Palermo, col Bologna, col Lecce insomma il tuo percorso l'hai fatto eh, e oggi credo che sei uno che dal calcio ha avuto tanto dopo aver dato anche molto, no Graziano? Ma ah, sì, dai, ho avuto eh, belle soddisfazioni, qualche delusione, come è normale per tutte le carriere dei calciatori. Eh, qualche infortunio, però devo dire che eh, l'ho sempre superato con eh, la massima determinazione e questo ha fatto un po' la differenza. Perugia eh. in Serie C? È partito con un pareggio, dovendo rimontare lo svantaggio di due gol con il Fano. Certo, fa un po' sensazione vederlo lì dopo la parabola buona in Serie B, sfiorando anche la Serie A. Eh sì, purtroppo credo che si è andati subito a contatto con la realtà della Serie C. No? Dove magari il tasso tecnico è minore, ma l'agonismo e la, la caparbietà eh, sono ai massimi livelli. E quindi Perugia si dovrà calare come mentalità in questa difficile categoria. Perché, perché se no, di Fano si rischia di incontrarne più di uno perché sono squadre più abituate a lottare anche a colmare il gap tecnico e del blasone con la forza di volontà? No? Eh, ma decisamente, penso che il Fano sia l'esempio di, 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 tipico di una squadra di serie C, eh, composta da parecchi giovani e quegli anziani che fanno un po' la differenza nel gruppo e in campo. E quindi eh, questa qui è la realtà. Eh. Eh, non dico traumatico, ma il Perugia aveva fatto solo un amichevole con la Fermana. Anche le altre squadre non penso che siano arrivate all'inizio del campionato ai massimi livelli. Ecco. quindi eh, c'è da stringere i denti, secondo me, almeno per il primo mese, mese e mezzo, un po' per tutte, specie per quelle squadre che dovranno, che puntano a vincere il campionato, ecco. È talmente vero quello che dici che la Triestina ha perso in casa col Matelica che non ha mai fatto la serie C, e che il Padova ha perso in casa con Limolese, Quindi diciamo che il campionato, il girone B è partito con delle sorpresone. In fondo il Perugia, alla fine il pareggio l'ha rimediato. Sì, sì, sì ma è per tutti dura, secondo me. È questa, questa è stata quella passata una stagione anomala, poi. Molto, una lunga sosta chi ha ricominciato prima cioè è tutto così in via di definizione eh, quindi è dura per tutti abbiamo visto i risultati ieri un po' in tutti i gironi della Serie C eh, anche clamorosi eh, quindi secondo me il vero campionato inizierà fra un mese e mezzo ecco. Ti voglio portare sul terreno a te più congeniale i portieri di oggi no? Eh, sembra che siano diventati talvolta o anche spesso più dei calciatori che non dei portieri, cioè gli allenatori si preoccupano che, che giochino la palla da dietro, che contribuiscano alla manovra della squadra, un po' esagerato, una volta si diceva il portiere basta che para. Fatto di, di... Si, si dedica parecchio tempo, fra che il portiere lavora molto con la squadra, fra che anche l'allenatore del portiere si dedica molto... Sotto questo aspetto, no? nel, nel gioco podanico eh, si tralascia quello che invece il portiere di base dovrebbe avere, insomma, saper fare una presa, saper uscire, a saper a, a, guidare una difesa, a saper a, a conoscere anche il gioco, nel senso che i portieri bravi sono quelli che hanno conoscenza del gioco, che poi riescono a, a risolvere i problemi che si presentano durante la partita. Preferisci il gatto tra i pali che arriva anche al set, o quello che invece domina l'area di rigore, per esempio, sulle uscite la palla è sicuramente sua? Ma, a me, ma le uscite mi hanno sempre affascinato, e quindi io, quando lavoro con i portieri, gli dico sempre che se riusciamo a non far tirare gli avversari, risolviamo subito il portiere alla base e siamo pronti per rilanciare l'azione. È chiaro che l'aspetto delle uscite è un aspetto molto particolare dove bisognerebbe dedicarci parecchio tempo, eh, dove il portiere deve, deve come dire, ass assumere una, una mentalità di un certo tipo. Prima di tutto deve liberarsi delle paure no? che molti portieri hanno. No? Che sembra che se uno eh, prenda un gol su un'uscita sbagliata, che finisca il mondo invece magari. Fa 10 uscite e sono dieci problemi che risolve, ci sta che ogni tanto possa prendere un gol su un'uscita sbagliata. Ecco. Quindi io preferisco il portiere che esce. Ecco, che gioca alto, che, che al tempo stesso guida la difesa, che da sicurezza, che, che, che riesce anche a far giocare la squadra con una linea difensiva più avanzata. No? Un portiere che ha queste caratteristiche, permette alla squadra di. di, di Difendere più alto e quindi avere dei vantaggi. Abbiamo sempre avuto una grande scuola di portieri in Italia, ma a parte Donnarumma, le squadre ricorrono spesso a portieri stranieri. È un controsenso o il tempo cambia anche da questo punto di vista? Ma guarda, tu hai toccato un tasto, secondo me, dolente del, del nostro. Eh, del, come dire de, 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 dell'aspetto anche degli allenatori di portieri, Beh, come ti dicevo prima secondo me eh, abbiamo perso un qualcosa probabilmente il fatto che eh, i portieri lavorano molto con la squadra quindi stanno sempre meno con i preparatori dei portieri probabilmente eh, anche questo ringiovanimento degli allenatori dei portieri che ha portato una cura meno dettagliata dei particolari tecnici, eh, ha fatto sì, secondo me, che questi ultimi 15-20 anni eh, di, por di portieri italiani ne stanno uscendo sempre di meno, quindi si fa ricorso a dei portieri stranieri che, che hanno una mentalità migliore dei nostri nel senso uno crescono molto più liberi nel senso anche a livello di pressioni psicologiche e due secondo me può darsi hanno qualcosa in meno l'aspetto tecnico ma sono portieri che in partita di rendimento maggiore conoscono più il gioco quindi ehm, riescono a risolverti tanti problemi con grande facilità il miglior portiere della serie a chi è il miglior portiere della serie A, ma eh, eh, ah, guarda, sicuramente Donna Luma sta mh, dimostrando no, anche una grande continuità. Perché parliamo di un ragazzo del 99. Quindi eh, è già che sono 4-5 anni che gioca in serie A. Ha dimostrato no, anche in nazionale grande valore. Ora, secondo me, dietro. Uh, si sta muovendo qualcosa di buono quindi io credo che i vari Meret eh, Audero insomma sono portieri io stravedo per Cragno che è un portiere alto poco più dell'1,80 ma è un portiere coraggioso è un portiere come dici te un gatto finalmente vedi un portiere io quello che dico ai portieri di oggi che non sanno più spingere cioè non vedi più un portiere che Riesce veramente a fare una parata, specie rasoterra terra e spinta, cioè sono tutti portieri molto lunghi che utilizzano poco um, la capacità reattiva in, in tempi brevi e, e che quindi non riescono a sfruttare questa capacità esplosiva. Ecco, e invece, Cragno sta dimostrando di essere un portiere con. Uh, doti fisici fisiche normalissime quelle che avevamo noi nei nostri tempi e competere con i giganti di ora no? che chiaramente eh, l'altezza media delle squadre si è alzata ma lui, lui ti fa vedere che se sai parare se, sai, se hai assimilato nel tempo determinati concetti puoi tranquillamente competere in un calcio che purtroppo eh, è sempre più fisico secondo me questa è una via sbagliata perché poi ci rendiamo conto no? quando andiamo a competere in Europa che eh, non dico ci passano un po' tutti sopra ma ci creano grossissime difficoltà Siano ecco. vinti, è stato un piacere averti con noi a ah, piacere è stato mio e niente un saluto a tutti gli spettatori e, e, e niente un grande in al lupo a tutte le squadre umbre a Gubbio che io ho sempre nel cuore perché insomma Gubbio, sì, ho, ho tanti amici ora vengo un po' meno ma di solito insomma eh, ho, ho frequentato molto e niente dai speriamo anche nel Perugia che riesca ad adeguarsi alla categoria come la Ternano ormai eh, eh, conosce bene la categoria speriamo dai in un'annata migliore di quella passata ecco per tutti Molto bene, le parole del protagonista Graziano Vinti sono chiare, rientriamo presso l'arte del caffè che trovate a Trestina. Subito la parola a Massimo Boccucci, che deve fare un assist e quindi far intervenire Marco Bonura. E eh certo, perché allora, con Graziano Vinti abbiamo parlato tra l'altro, insomma, perché io sostengo: cioè, no, il portiere deve parare. Dopo, però adesso nel calcio cosiddetto moderno, io, eh, eh, il portiere è anche un giocatore aggiunto per alcuni allenatori. Allora io, siccome Marco ha detto, per me è un giocatore. Io voglio tranquillizzare Marco in questo senso. Come mio grande amico tecnico, diceva quando la moglie metteva bocca sulle scelte, no? perché interveniva, chi hai allenato? Gli faceva lui. Allora, Marco dovrebbe dirlo a me che non ho allenato, e lui allena, e quindi è giusto che. Naturalmente eh, se ha una visione no, no. Della, del, del gioco di squadra e pensa che il portiere ecco, facciamo è... intervenire allora proprio Marco Buonora. Allora, il portiere deve parlare, sono eh. Io l'unica cosa che dico anche alla squadra è che quando facciamo un giro palla dietro c'è da considerare anche il portiere perché molte volte se, se sei pressato, dico centrale cioè, centrali o ai terzini, di usare anche il portiere dietro perché loro è repito un giocatore e tra l'altro hai scelto Marco eh, di giocare con il portiere di esperienza hai anche una soluzione fuori quota come dodicesimo però al momento Mazzoni, sì, sì, Mazzoni... è quello che dà garanzie insomma, App... e, e che avete scelto quindi sì. un, un portiere esperto tra l'altro il migliore di eccellenza dell'anno scorso ma se non sbaglio. Mazzoni lo conosco perché l'ho avuto alla Subasio so tra l'altro che col piedi è bravo e oltre che importa che sa parare quindi la scelta è, è ricaduto su lui ma perché è un al di là del, del giocatore è un ragazzo che fa gruppo un ragazzo serio perché io prima guardo di solito l'uomo dopo il giocatore è chiaro che ben venga però Elia lo conosco da due anni che lo conosco l'ho allenato e ho avuto un bellissimo rapporto so quello che può dare alla squadra a livello sia di, di, di temperamento di, di spogliatoio e lo reputo un portiere che, di categoria che sicuramente ci porterà dei punti. Ecco. Senti Marco, le condizioni invece di Capitan Stefano Gramaccia, dacci gli aggiornamenti. Gramaccia è ancora, fa questo intervento a fine giugno, sta correndo da due o tre settimane, corre, lui ha ancora un po' fastidio sulla zona dove è stato raschiato un po' diciamo, l'osso della luce. E più una questione di adesso di dolore post-operatorio, per quanto riguarda l'intervento è tanto tutto a posto è chiaro che ancora deve entrare col gruppo tempi con la di recupero marco secondo me un mesetto ci vuole tre settimane un mese ci vuole ecco tornerete sul mercato in attesa che no, no. grammaccia ritorni no, in forma no, 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 oppure no. il mercato è chiuso e aspettiamo il capitano quando a più presto sarà dei nostri ci darà una grossa mano quindi bene così ecco vorrei Farti commentare anche questo gran colpo che, come dicevamo anche prima con Massimo, insomma, ha deciso la prima giornata, ovvero Adnanessus. Insomma, richiestissimo sul mercato. Una delle punte più interessanti di tutti i nove gironi di Serie D. Se l'è preso il Trestina. Quindi, complimenti al presidente Bambini al direttore sportivo Podrini Sante. Complimenti anche al Mister che sicuramente avrà come dire, interagito con la società. Che cosa ci dici di questo giocatore che veramente può andare in doppia cifra perché negli ultimi anni ha dimostrato comunque di essere tra gli attaccanti più prolifici di questa categoria? Adename è innanzitutto un ragazzo veramente un ragazzo eccezionale, un ragazzo che si allena veramente a mille, quindi da un punto di vista dell'allenamento, e della professionalità. E voto 10, in più è un giocatore che è di categoria comunque esperto che ci porta quel, quel qualcosa in più che può dare anche ai ragazzi. È come Ibrahimovic al Mila, nel senso quindi è un esempio per tutti. E quindi, da un punto di vista, sono contentissimo. Al di là del rigore di domenica, che chiaramente il suo mestiere, domenica ripeto, si è preso un rigore da furbo, quindi, è stato bravo, quindi si vede l'esperienza che ha. E chiaramente per la squadra per me è un valore aggiunto e quindi ci può dare ripeto al di là delle prestazioni dei gol qualcosa in più anche a livello di esperienza molto bene a questo punto col direttore Cuccagna parliamo un po' anche di moduli entriamo nel tecnicismo potremmo dire del calcio perché ce lo richiedono molti telespettatori anche attraverso la pagina ufficiale di speciale calcio mercato parlate delle rose parlate dei moduli eh, la trasmissione è molto interessante ci piacerebbe approfondire questo e allora noi eh, chiaramente eh, come dire, esaudiamo i desideri anche dei nostri telespettatori, dei nostri followers, quindi subito un'analisi tecnica del Foligno e delle altre squadre umbre da parte di un esperto qual è Michele Cuccagna, quindi parliamo un po' come scenderà in campo il Foligno quest'anno, quali sono comunque i moduli eh, come dire, prescelti dal tecnico Armilleri, confermatissimo, e poi un punto di vista anche su Cannara Tiferno, come diciamo Tiferno, prossima avversaria tra l'altro del, del Foligno, che cosa ci dici? Per i moduli chiedi al mister. Però. Ecco, poi le chiederemo anche a Bonura eh. però direttore, costruisci gli organici, quindi sicuramente qualcosa ci puoi dire guarda, dal punto di vista tecnico, dico. Guarda, nel senso noi sulla costruzione dell'organico quest'anno rispetto all'anno scorso, ti dico la verità, abbiamo puntato molto sulla duttilità quindi abbiamo cercato di fare un centrocampo importante, perché comunque San Severino Fondi Marianeschi è un centrocampo davvero importante. Che può a questo punto giocare a tre, giocare col trequartista, giocare a quattro. Eh, abbiamo cercato di dare a disposizione di Armin Lei, seppur ripeto, in un periodo che ovviamente trova le sue congiunture, quindi eh, abbiamo cercato di, di ampliare la rosa e di dargli anche a partita in corso più soluzioni possibili. Tant'è vero che domenica noi dal 4-3-1-2 siamo passati al 4-3-3 negli ultimi minuti e eh, fortuna vuole che abbiamo trovato il gol proprio al 93 esimo Io poi dico sempre che secondo me in queste componenti molti dicono l'allenatore deve essere bravo a leggere la partita. Io dico sempre che qualche volta ci indovina, e qualche volta sbaglia perché sennò no, avevano tutti la bacchetta magica. Per quanto riguarda gli altri organici del girone, come ha detto Tasso, io Visto che l'ho costruita io, sinceramente penso che la più forte sia il Foligno, ma lo dico anche perché ha eh, dietro una piazza, ha dietro un, un, una, una cosa importante. Diciamo. Fermo restando che ho fatto i complimenti domenica a Santino, perché il Trestina è andato a colmare quei piccoli vuoti che forse aveva l'anno scorso, perché un attacco con tutti parlate di Sussi, sì, ma allora hanno preso anche Silla, un che può permettere Bravissimo da... direttore, un giocatore tra l'altro giovanissimo, ma da, da tu, tutti ne parlano bene, insomma, tutti gli addetti ai lavori. Un quota davanti di, di quel calibro insieme a Kribek, insieme a Susi con rientro in Gramaccia. Una difesa collaudata penso che sia una squadra molto, molto e non forte. dimentichiamoci Cribeck che poi, tra l'altro, non era disponibile la prima giornata. Ecco, infatti, vorrei chiedere a Marco se, diciamo, il ruolo di Lignani sarà soltanto occasionale, cioè è stato solo eh, occasionale, oppure lo rivedremo in quel ruolo eh, anche magari in futuro. Ecco, visto che ti mancavano diverse pedine no, in domenica, attacco, tra cui Cribeck. Domenica ho dovuto cambiare modulo, ho fatto un 3-5-2, ma neanche nelle, nelle due amichevoli che hanno preceduto il campionato. Perché sapevo che dalla mancanza di Kribeck e di Silla perché erano squalificati. Quindi in assenza di esterni, di esterni dove io, il mio modulo base è 4-3, chiaramente ho dovuto fare di necessità virtù. E quindi ho preparato questa partita con 3-5-2 già da um, tre settimane, che comunque per caratteristiche possiamo anche farlo, perché ho una difesa con Cenerini, Fumanti e della Spoletina. I quinti hanno caratteristiche per farlo, quindi è un modo che in futuro ci può, ci può servire. Secondo me è giusto avere un paio di moduli perché durante la partita, perché per caratteristico, per l'avversario che affronti, dobbiamo essere preparati. Secondo me, però, è chiaro che il modulo base è 4-3. E Cribeck e, e Silla sono due giocatori che nell'esterno sono giocatori importanti. Quindi, Silla sì, abbiamo, abbiamo preso da poco, da due settimane. Non ha la condizione, chiaramente ancora la preparazione non l'ha fatta. Siamo andati a scegliere lui perché lo riteniamo un giocatore importante con quelle caratteristiche e quindi nel mio modulo, diciamo nel 4 e 3 di base, sia Luca che Cribe sono giocatori fondamentali molto bene abbiamo 5 minuti siamo nel rush finale Massimo Boccucci giochiamoceli bene per quanto riguarda il mondo dei professionisti allora il Perugia dà una sterzata importante l'hanno detto la società in maniera chiara la Coppa Italia non è il nostro obiettivo primario ovviamente per ovvi motivi però vincere chiaramente fa sempre bene soprattutto dopo la prestazione abbastanza deludente eh, con, eh, con il Fano quindi che cosa ne pensi di questo poi chiaramente Gubbio e Ternana in chiusura per fare il punto visto che abbiamo molti tifosi che ci seguono anche da Gubbio e da Terni, quindi rispondiamo anche, anche a loro. Partiamo dal Perugia, però da questa vittoria di Ascoli. Vabbè, quella è, è l'intermezzo che può avere un valore simbolico: non è manco che pensi a giocare con la squadra di Serie A, se non riaprono gli stadi, lo fai per te stesso. e ed è un concetto diverso, non è la Coppa Italia di Cima, ma la Coppa Italia di Serie A, quindi cambiano un po' i discorsi. È una soddisfazione, è una, è una tappa di, 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 di lavoro, credo, per Fabio Caserta, che, che deve mettere insieme cose nuove, anche per lui in un ambiente che non conosce. L'impatto con la categoria invece è stato più duro del previsto, ma io ricordo Alessandrini, che è l'allenatore del Fano, quando l'anno scorso subentrò a Fano e si presentò a Cesena, c'ero quel giorno vinse 4-0 e buonanotte suonatori, cioè, non è che è un allenatore esatto. che soprattutto eh, sa sfruttare gli spazi, per cui immagino, non ho visto la partita, ho visto gli episodi salienti, credo che eh, il Perugia debba capire in fretta che la C è diversa. E tra l'altro aggiungo una cosa Massimo, perché non possiamo chiaramente lasciarla in secondo piano, però chiaramente il tempo stringe, torneremo a parlarne, però si sono rivisti come dire, gli striscioni sia... Eh, nella parte esterna dello stadio che sotto la curva nord vattene santo padre eh, quello, quello, ecco. ormai, quello ormai penso che neanche la promozione eventuale che è possibile che il Perugia vorrà a tutti i costi io credo che ormai tra il presidente e la piazza c'è una frattura difficilmente sanabile eh, però poi nel calcio a volte sai io ricordo il mega striscione all'olimpico di 70 metri Arridateci Marò, piatevelo Tito, detto alla Romana, e, e, e però poi alla fine lo Tito qualcosina è riuscito a fare anche perché ha fatto squadre di, di livello assoluto e, e quindi sta recuperando qualcosa. Mettiamola così: Santo Padre è molto difficile che riesca a riprendere la piazza, però se magari vince subito il campionato e poi magari fa investimenti mirati per provare ad andare in Serie A, mai dire mai. Ecco questo per, per chiudere il capitolo del Perugia. La sì, sì. Ternana, Ternana, Ternana è stata fermata. Ho visto da, dalla Palude perché ha giocato praticamente a pallanuoto. Ho visto Palloni che facevano un metro e mezzo, ha rischiato di prendere un paio di gol. Che la palla anche sul retropassaggio si è fermata a metà col povero Giannarilli che non sapeva cosa dovesse fare. È una partita che non fa testo, secondo me, per le condizioni ambientali, però, io l'ho vista in Coppa Italia e mi aveva lasciato perplesso il fatto che. Eh, avesse confermato un po' tutto il telaio vecchio, io credo che si dovrebbe fare dei cambiamenti, dovrebbero fare dei cambiamenti forti. Sta, adesso Volpalumbo, che era il migliore sicuramente del ciclo di Bandecchi fin qui. Ma io se penso che hanno rinnovato di Achite, con tutto il rispetto per giocatori che hanno anche una storia, però avrei messo un po' di aria nuova, sinceramente. Quindi aspettiamo di vedere, la gara con la Viterbese non fa testo perché il contesto ambientale era troppo proibitivo. Capitolo Gubbio a questo punto, altra piazza importante eh, che seguiamo molto molto da vicino e che seguiremo per tutta la stagione. Eh, capitolo Gubbio è legato ad una rosa troppo stremizzita, acuito dal fatto che Torrente ama il 4-3. 3 e per fare quel modulo che secondo me è il più dispendioso, è molto bello per carità se ti viene bene è Luna Park, però è molto, richiede energie, richiede cambi richiede anche giocatori che devono sacrificarsi in un certo modo, se hai la coperta un po' corta è tutto più complicato eh, col Modena se l'hai giocata, questo è vero, però poi di fronte anche a un organico che aveva più carte da giocare è andata in difficoltà, adesso la recessione in queste ore di Conate ha aperto la possibilità di prendere qualcun altro, lo visa che è questo talento del 2001 della Fiorentina che poi è il figlio del presidente del Pordenone, il fratello del direttore sportivo del Pordenone eh, eh, se ne parla bene di questo ragazzo però parliamo di un 2001 ci vorrebbe qualcosa di più a mio modesto parere soprattutto anche davanti perché immaginare che il peso dell'attacco o è su Gomez che ha 35 anni o è su Pellegrini che ne ha 20 e non ha mai fatto un campionato ci vorrebbe qualcosa di mezzo. Dipende molto dal presidente Notari gli sforzi che vorrà ancora fare. Naturalmente, Torrente, che dovrà capire con quel tipo di organico come spendersi sul piano tattico, che non è un fattore secondario. Siamo veramente titoli di coda. Marco Bonura, però, ex Gubbio, che tra l'altro abita a Gubbio e ha la moglie Gubina. Quindi, in 10 secondi, Marco, poi è, è dei nostri, dice Massimo Boccucci. Chiaramente, ecco, Marco, in 10 secondi, poi chiaramente ti richiameremo. Ci sarà opportunità nel corso dell'anno per riparlare con te, però. Che cosa ci dici sul Gubbio e chiaramente su questa Serie C che parla Umbro? Perché Perugia e Gubbio da una parte, Terrana sul Girone C, Ma... che è sicuramente è un Girone Tosto. Che cosa ci dici? Ecco, come le vedi le squadre? Ma sicuramente il Gubbio, come ha detto Massimo, è in fase di costruzione perché è una rosa abbastanza corta. E quindi so che Torrente ha fatto qualche richiesta di qualche giocatore. Sicuramente con Stefano troveranno il modo perché Notari, comunque, è un ambizioso, è uno che vuole fare le cose fatte bene non si è mai risparmiato, quindi penso che mh, quando troveranno qualche giocatore da, da rimpolpare questa rosa, chiaramente l'allenatore è un allenatore navigato, è un allenatore comunque esperto, quindi sicuramente mh, faranno un, un campionato secondo me. Spero, tranquillo, perché negli ultimi anni Gubbio ha tribolato abbastanza. Molto bene, molto bene. Grazie mister. Grazie davvero per aver a partecipato a speciale Ciao. Calcio e Mercato. Ringrazio Massimo Boccucci del Corriere dello Sport. Un saluto anche a Michele Cuccagna. Grazie a voi. Un messaggio lo vuoi dare a Foligno in 10 secondi? Che cosa ti senti di dire in vista della gara con il città di Castello? Per chiudere. Innanzitutto spero che possano venire a vedere la partita e poi che daremo il massimo, come sempre, cercando di onorare la maglia e la città che rappresentiamo. Grazie a Michele Cuccagna, grazie alla nostra regia, Matteo Marzella, grazie a tutti i collaboratori, ringrazio eh, la produzione Umbra TV TRG. Naturalmente saremo di nuovo su Umbra TV sabato a partire dalle ore 12 sul canale Tutto Sport e poi domani sera doppia messa in onda su TRG sia prima del telegiornale che in seconda serata. Quindi avete veramente l'imbarazzo della scelta, andiamo avanti ad oltranza. Ritorneremo settimana prossima, giovedì alle ore 21, in prima serata. Quindi, se vorrete, stesso canale, stessa ora per parlare ancora una volta di calcio, sia professionistico che dilettantistico, lo sport più bello del mondo. Un saluto da Antonio Palazzetti e buon proseguimento di serata. shine